Yallow, adesso ovviamente fuori le due torri, fa più complicato per la Salernitana giocare in questo modo, cioè con le palle a cercare la testa di Boccarone e di Yallow, che sono giocatori, non dico totalmente, ma comunque diversi rispetto a Djuric e Vuletic. Connessione per l'Ascoli, questo fallo su Matteo Ardemagni, sempre fantastico il suo modo di difendere il pallone, si fa male credo al polso sinistro Matteo Ardemagni. Giù, chiedono l'immediato intervento addirittura della Barella, avrete sentito anche l'urlo di dolore di Ardemagni, non una buona notizia assolutamente per Vivarini, attimi di preoccupazione a bordo campo, vediamo un po', ecco qui Ardemagni bravissimo a tenere palla, poi cade giù. Sì, forse Di Tacchio interviene con i tacchetti sul polso sinistro, sicuramente sul braccio sinistro di Ardemagni, che poi chiede immediatamente l'intervento dello staff medico. Ora quasi tutti attorno all'ex attaccante del Modena, costretto a uscire in barella Matteo Ardemagni, 98 gol in Serie B, meno 2 dei 100 di Igor Protti con la maglia del Bari. Qualche applauso molto sportivo dal pubblico della Rechi per Matteo Ardemagni. Mentre accende